Ma alle 9, 9 e 25. Se ce l'avevo poi. Vai. Me lo guardo io. Ce l'avevo poi. Se ce l'avevo poi. Vai, 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 vai. E tu vuoi vedere cosa devi fare? Sì, lo so. Se ce la faccio. Io domani pomeriggio da te ve lo metto. Alle 9 e 25 lo registro. Domani. Lo sto registrando. Venerdì, così c'è niente. Venerdì. Va bene. Gloria a Dio. Siamo in diretta. Andrea. Che? Gloria a Dio. Gloria a Dio. A me. Allora. Ti puoi girare un po'? Sì, 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 sì. Presentiamo. Carmelo, sentiti libero. Carmelo. Ciao qua, Sì. Carmelo, il nome lo possiamo dire, ufficialmente. Certo. Carmelo. Anche perché è un tuo omonimo? Anche io mi chiamo Carmelo. Il primo nome è Carmelo. Ok, leggiamo qualcosa, dai, leggiamo qualcosa dagli Efesini, i nostri amici Efesini. Efesini 2. Efesini 2, dal verso 11 in poi. E dice così: perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, un giorno uno disse, eravamo gentili, dove siamo malurgati. 11. Perciò ricordatevi che voi un tempo gentili, cioè pagani di nascita, chiamati, in realtà no, gentili e pagani sono due cose diverse. Chiamati circoncisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale voi insieme siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Una cosa bella che dice che non solo noi come singoli siamo la dimora di Dio, ma dice che come corpo siamo la dimora di Dio, dice qua al versetto 22. Molto velocemente, qua parla in maniera particolare di tutto ciò che è riconciliazione, pace, unità e al versetto 19 in maniera particolare ci parla della nostra identità, ed è questo un particolarmente quello sul quale vorrei soffermarmi, in virtù di quello che Cristo ha fatto per noi. E in virtù di quello che Cristo ha fatto di noi, dice qua, voi non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Questo cambia totalmente dentro di noi il modo come noi approcciamo Dio, il modo in cui noi approcciamo le cose di Dio, perché tendenzialmente la religione, qualunque essa sia, tende a portare, a far sentire sempre le persone distanti, a farle sentire sempre non abbastanza sante, non abbastanza degne, non abbastanza pulite, non abbastanza niente. Perché? Perché la religione si basa sugli sforzi, si basa su quello che noi possiamo fare per lui. Qua invece Paolo
ribalta totalmente la questione, dice tutto quello che voi siete oggi non è per i vostri meriti, tutto quello che voi siete è per quello che Cristo ha fatto per voi. Cristo vi ha avvicinati, Cristo ci ha unito, Cristo ha fatto di un solo uomo, un solo popolo, Cristo ha abbattuto il muro di separazione, Cristo ha fatto ogni cosa, voi avete semplicemente ricevuto i benefici di tutto questo. Ora, il messaggio costantemente che viene dato è che abbiamo bisogno di essere membri di qualcosa o facenti parte di qualcuno o di qualcosa. Cioè, la religione tende sempre a farci identificare non solo con quello che noi facciamo, ma con quelli che sono i nostri rapporti terreni, quindi quale comunità frequenti, chi è il tuo pastore, cosa fai, che responsabilità hai, perché pare che il valore che le persone hanno in un modo o in un altro è legato al luogo che frequentano, alla responsabilità che hanno e al tipo di vita che stanno svolgendo. Paolo dice: voi non siete più forestieri né ospiti. Cosa cambia questo nella nostra mentalità? Cambia il fatto che quando noi ci rapportiamo con Dio, lui non è più l'ospite d'onore nelle nostre riunioni, no? Io molto spesso mi sono ritrovato in conferenze, come ognuno di noi, in situazioni piccole o grandi che siano di importanza, dove si dà sicuramente onore a chi, a qualche ospite particolare, no? E di solito alla fine, ma ora facciamo l'applauso all'ospite d'onore per eccellenza, Gesù, e tu, cioè che lui era là prima di noi siamo appunto, il problema fondamentale è proprio questo, che se lui è un ospite, se lui è un ospite, lui è in visita, certo. E questo concetto è forte perché molto spesso si prega per una visitazione da parte di Dio, no? Preghiamo per una visitazione dello Spirito Santo. Ora, se lui è in visita, lui è un ospite. Se lui è un ospite, è un grande problema. Perché se lui è un ospite, non è il padrone di casa. Se lui è un ospite, non è il padrone. Lui arriva, fa la sua performance come tutti gli altri, un po' più di tutti gli altri, quindi, e poi se ne va. Ed ecco perché molto spesso siamo legati alle riunioni, a grandi eventi, per vedere, sono sicuro che in questo evento Dio farà qualcosa di straordinario. No, Dio fa qualcosa di straordinario sempre, perché Dio non onora i luoghi o non onora principalmente i nostri appuntamenti. Dio onora la nostra fame, Dio onora la nostra aspettativa. No? Dove c'è aspettativa, Dio onora l'aspettativa. Quindi in una riunione dove siamo 10, in una riunione dove siamo 10.000, è lo stesso. Quello che cambia è che molto spesso la nostra aspettativa è diversa. Cambia totalmente la nostra aspettativa. Voi non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. O uno, o 10, o 20.000, Dio è tuo padre. Punto, questo non cambia. Non cambia dove sei, non cambia con chi sei, non cambia dove frequenti, non cambia di chi fai parte, non cambia quello che stai facendo. Perché? Perché il nostro rapporto è basato su quello che Cristo ha fatto e non su quello che noi abbiamo fatto. Concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Questa è la grande rivoluzione. Molti si sentivano semplicemente parte di un popolo. Gesù dice: non siete parte più di un popolo. Voi siete il popolo, ma siete membri della famiglia. Cioè, voi appartenete direttamente a Dio, non perché fate parte di un popolo speciale. Ecco perché Paolo dice: lui ha abbattuto il muro di separazione e ha unito. L'opera di Cristo non è esclusiva, l'opera di Cristo è inclusiva. L'opera di Cristo non tende a separare, l'opera di Cristo tende ad unire, a non far sentire un popolo più grande o migliore o più santo, più vicino, più esclusivo di un altro.
ma in Cristo ogni persona è amata. Oggi parlavamo con il fratello di Mary, proprio parlavamo dei momenti particolari, dove nei momenti più bui, nei momenti più difficili, e ci rendiamo conto, come disse qualcuno che non ricordo il nome, disse: amami quando meno lo merito, perché è proprio in quel momento che ne ho più bisogno. Amami quando meno lo merito, perché è in quel momento che ne ho più bisogno. E questo è quello che Cristo ha fatto. Ogni persona che lui ha incontrato l'ha fatta sentire importante, l'ha fatta sentire al centro dell'attenzione, l'ha fatta sentire pienamente amata, proprio quando era, quando tutti la stavano, insieme alla donna adulta, pensiamo a Maria, quando venne e ruppe l'alabastro e riempì la stanza di profumo. Ed è proprio questo, Gesù è venuto per quelli, non per gli ultimi, ma per quelli che venivano considerati gli ultimi, perché per lui non esistono ultimi. Cioè, io sono venuto per i poveri, ma non poveri per lui, ma per quelli che venivano considerati poveri. Sono venuto per gli ultimi, ma per lui non esiste un ultimo, ma per quelli che la società considera gli ultimi. Come lui diceva, il medico non viene per i sani, ma per i malati. Ma per lui non ci sono sani e malati. Lui non sta facendo una distinzione, lui sta descrivendo il punto di vista della società di quel tempo. Io non sono venuto a chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Non perché per lui ci fossero dei giusti, ma per quelli che erano considerati peccatori e quindi scartati dagli altri. E per quelli che si consideravano giusti. Ed ecco perché Gesù cambia anche la nostra terminologia. Quando parlava della legge, non stava dicendo, non ha mai detto Dio mio padre ha detto così. Lui diceva sempre ai farisei, la vostra legge dice così, Mosè ha detto così, non ha mai detto mio padre ha detto così. Infatti nel sermone sul monte lui spesse volte ha detto, avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Gesù è venuto letteralmente a sradicare e a demolire un'immagine sbagliata che le persone avevano di Dio, religiosa, pagana, diabolica, e Gesù ha presentato quella che era la vera immagine del Padre. Finalmente, attraverso Gesù e solo attraverso Lui, oggi possiamo chiamarlo Abba. Prima non era possibile. Prima non era possibile. Solo attraverso Gesù possiamo chiamarlo Padre. È uno dei momenti, uno dei motivi per il quale volevano uccidere Gesù, era proprio questo, in Giovanni 5, al versetto 17, Giovanni 5, 17 dice, Gesù rispose loro, il Padre mio opera fino ad ora e anche io opera. Ed è per questo che i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Ed ecco perché Gesù è venuto a mettere sotto... Gesù è venuto a dare fastidio. Gesù non ha seguito la corrente di quel tempo. Gesù è venuto a dire, no, non è così. No, questo non è mio padre. No, mio padre non tratta le persone in questa maniera. Ecco perché Gesù poteva dire, chi ha visto me... ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno. Ed è per questo, una volta, qualche giorno fa, parlavo con Dario Dara al telefono, e diceva, Gesù ha talmente sconvolto la visione di Dio che anche i suoi discepoli, dice, noi molto spesso abbiamo preso questa frase quasi snobbandola o trattando Filippo quasi in maniera... non prendendolo sul serio, cioè, ma tu ti rendi conto che Filippo è arrivato al punto di chiedere a Gesù, mostraci il Padre e ci basta, perché Filippo sta dicendo, tutto quello che tu ci stai dicendo del Padre non corrisponde a tutto quello che ci è stato insegnato, non corrisponde all'immagine che noi abbiamo avuto fino ad oggi. Quindi la sua richiesta non era banale, la sua richiesta non era così, vabbè,
Era una richiesta vera, reale, profonda di una persona in crisi che non riusciva a capire. C'era una lotta dentro di lui tra quella che era una religione che aveva sempre insegnato in una determinata maniera, che aveva tracciato per secoli la cultura e la mentalità di un popolo, e Filippo, per arrivare a dire: mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi, Filippo, e tu ancora non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ed è come se Filippo, attraverso questa risposta, come se questa risposta avesse messo a tacere non solo il grido e il bisogno di sapere, di conferma, non solo di Filippo, ma di tutti quanti: mostraci il Padre, perché non riusciamo più a capire, perché per secoli, millenni, ci è stato detta una cosa e ora tu vieni a sconvolgere completamente la visione, l'immagine di Dio nella nostra vita. Non è una domanda banale, o non è una domanda di una persona che magari trattava le cose con leggerezza. Era proprio un grido, un bisogno del cuore. Abbiamo bisogno di vedere il Padre, abbiamo bisogno di capire com'è Lui, una volta e per sempre. E grazie a Dio Gesù non ha mai preso in giro nessuno. Perché ha risposto non semplicemente con saggezza, ma onorando anche quello che poteva sembrare una domanda banale, una domanda per noi magari oggi, leggendola così, la potremmo banalizzare un pochettino, quella domanda di Filippo, ma era veramente una domanda che veniva dal profondo del cuore. Vabbè, quante volte noi, nonostante lo conosciamo, abbiamo avuto delle cose meravigliose con lui, diciamo sempre: mostrati, perché sono sì, ma veramente tu puoi fare questo? Anche noi viviamo questo, no? Faccio vedere la tua domanda. Appunto, nonostante abbiamo visto miracoli su miracoli su miracoli. Non vogliamo vedere più. È così. Lo lodiamo, lo ringraziamo stasera. Amen. Con tutto il cuore. Amen. Io ricordo una discussione accesa su frate, qualcuno non aveva capito perché Gesù dice: io non sono venuto a mettere pace, sono venuto a mettere spada. E qualcuno pensava subito, superficialmente, che voleva che noi prendevamo le spade, allora avessero preso le spade e cominciato a battagliare. Ma mettere spada significa mettere ordine, togliere la confusione dalla mente delle persone. La religione è sempre esistita, non è che è venuta con Gesù. Intanto con Gesù, appunto, non è venuta con una religione, ma è venuta con una... Voi avete udito che fu detto: ma io vi dico. Voi state il più grande rivoluzionario di Gesù. Tuttora lo è. Tuttora, nel 2018, ci sono persone che hanno anche studiato, sono persone che hanno cercato di approfondire, ma solo culturalmente, chi è Gesù, ma non hanno avuto beneficio. Che quando Gesù dice: non sono venuto a mettere pace, paure della pace, che era solo, come diciamo noi, no? Ma la pace fasulla non ti porta una vera pace, ti porta un accomodamento. Ma avere pace veramente significa avere compreso come stanno le cose, non darti aria di chi ha compreso tanto, che può dirlo anche agli altri, ma aver acquisito in prima persona, intanto, quella pace interiore senza la quale noi non possiamo vivere. È così, dai, godiamolo un pochettino e ringraziamolo con tutto il cuore stasera. Se volete alzarvi, so people.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
stessa sazietà nella tua presenza. Insieme agli angeli cantiamo santo.
Grazie per la tua pace dentro di noi, grazie per come ministri dentro la nostra vita, continuamente, costantemente, per questo ti ringraziamo, Padre. Amen. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Sono delle corde che sono andate. Sono andato al Signore, siamo competenti.
Gloria a Dio. Ho qualcosa da dire. Volete la stufa? Stufa? Sto sudando. Io sì. Hai visto Luciano? No. Ma il sole perché leggero, magari leggero, ma so quella maglietta, non è una maglietta, è un maglioncino, poi sotto c'è un maglioncino leggero, è un maglioncino leggero, leggero, io ho questo di bello, ma io sempre sono Rushak. Per me non è una questione di vestito, è una questione proprio di pelle, che ho sempre freddo. No, perché grasso non è hai. È quello. Sì, meriti, capisco. Appunto. Matteo capitolo 6, dal verso 19 al versetto 34. Però io dal 19 al 34. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Scusami, no, dove sei? Matteo 6, 19. Sono Marco io. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre. Nessuno può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere una sola statura alla sua statura, un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. La parola affanno in realtà non è tradotta bene, perché in realtà la parola affanno dovrebbe essere tradotta con la parola malvagità. Basta a ciascun giorno la sua malvagità. Sì. La parola in greco è proprio a che fare con la malvagità, qualcosa di brutto. Ok. Ora. È già la fame, è una cosa brutta. Sì, sì, ma qua parlo no, proprio della. No, ma in quel caso è la vita, la cosa malvagia che ti. La vita riserva sicuramente delle cose non belle. Ma il concetto che volevo esprimere è semplice, anche se sicuramente molto profondo. Ed è questo, noi quasi sempre abbiamo letto alcuni versetti fuori dal loro contesto.
E quindi o abbiamo sentito predicare non vi fate tesori sulla terra, okay? O non si possono servire due padroni, o se la lampada, se il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato, eccetera, eccetera. Oppure perché si è l'ansietà, o in altri casi cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Ma se noi andiamo a leggere dal verso 19 al versetto 34, Gesù tratta solo ed esclusivamente un argomento. Non sono tanti argomenti separati, è un discorso unico che Gesù sta facendo, e se noi lo leggiamo in maniera così, per come ci viene riportato, cioè di seguito, senza fare interruzioni, non riusciremo a capire ancora meglio il senso di quello che Gesù sta dicendo, perché Gesù sta parlando dal versetto 19 al versetto 34 di quelle che sono le problematiche della vita, le sollecitudini della vita. Ma in maniera ancora più profonda lui va a gradi. La prima cosa che lui cerca di enfatizzare è il cielo, come abbiamo appena detto: non vi fate tesori sulla terra, ma fatevi tesori in cielo. Qualcuno ci dovrebbe spiegare cosa significa farci dei tesori in cielo, perché abbiamo ascoltato milioni di predicazioni su questo argomento, ma niente di concreto. Che significa farsi tesori in cielo? Non fatevi tesori sulla terra, ma fatevi tesori in cielo. Quindi non compratevi case, non accumulate soldi, non accumulate ricchezze, non cercate piacere in questa vita, non cercate alcuna soddisfazione nelle cose di questa terra, perché tutte le ricchezze, tutte le cose che vengono dalla terra ci verranno tolte. Ma intanto me li godo il tempo che sono fatti. Concetto, anni e anni è stato il concetto è: non fatevi tesori in cielo, quindi non devo niente, quindi date la decima e così paghiamo gli affitti della comunità. In conclusione, in realtà dovrebbe essere anche applicato un pochettino a quello del non fatevi comunità grandi, non accumulatevi tesori e ricchezze, non sprecate soldi per pagare affitti, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che qua Gesù non sta parlando di queste cose. Gesù sta parlando di quella che è l'attitudine del cuore. Infatti, la prima cosa di cui parla è il cielo, la seconda cosa di cui parla è il cuore, la terza cosa di cui parla sono gli occhi, la quarta cosa di cui parla è il corpo. Sono quattro cose progressive di cui Gesù parla in maniera particolare, e parte tutto da un punto principale: il cuore è il vostro tesoro. Ora, quando noi leggiamo il versetto 19 e 20 separatamente dal verso 33, Gesù sta parlando da una parte del cielo, e il versetto 33 dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E non dice che è sbagliato che noi abbiamo tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Sta dicendo, per andare un attimo alla fine: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno saranno date. Quindi il cielo e il regno di Dio sono assolutamente la stessa cosa. Sono due sinonimi che Gesù usa, e che Gesù usa spesso. Guardate un attimo in Colossesi al capitolo 3, tenete il segno su Matteo 6 e guardate in Colossesi al capitolo 3 al versetto 1: se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Colossesi 3: perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ma è chiaro che non sta parlando di una povertà sulla terra, non sta parlando di vivere una vita ascetica, una vita vissuta sulle montagne o all'interno delle grotte, perché Gesù ci ha insegnato a pregare: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel cielo. Se vogliamo vedere come deve vivere una persona sulla terra, dobbiamo vedere al nostro modello, che non è né Paolo
né Pietro, né Giovanni Battista, né nessuno. Il nostro modello è Cristo. Punto. Se il nostro modello è Cristo, vediamo i suoi insegnamenti alla luce di quello che lui ha vissuto e di come lui ha dimostrato, no? Mi piace molto l'espressione che usa Luca in Atti degli Apostoli, al capitolo, nel primo verso, dove dice: ti ho fatto sapere, mio caro Teofilo, tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare. Gesù prima di insegnare dimostrava le cose, dopo che le dimostrava e le faceva vedere, insegnava le cose. Ora, Gesù non sta parlando di una vita di povertà, naturalmente, in Matteo 6, ma sta parlando di una vita di priorità. E cioè, il versetto 21, dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Prima parla del cuore, subito dopo parla dell'occhio. E i versetti 22 e 23 purtroppo hanno delle traduzioni che non sono straordinarie, o quantomeno ci sono tanti modi in cui si possono tradurre queste parole scritte nel versetti 22 e 23. La lampada del corpo è l'occhio. Ok? La parola occhio può essere tradotta come vista o come visione. Se dunque l'occhio tuo è puro, la parola puro può essere tradotto anche con la parola sano, o pulito, o chiaro. Cambiando la traduzione, cambia anche il senso, ok, che Gesù sta dando alla frase. Gesù sta dicendo in pratica, se mi posso permettere di interpretare quello che Gesù sta dicendo, la cosa più importante è dove è il tuo cuore. È lì dove è il tuo cuore, andrà pure la tua visione. Gli occhi vanno in direzione del cuore. Il concetto che poi lui esprime dopo è questo: sulla base di dove è la tua visione, lì andrà pure il tuo corpo. Non si possono servire due padroni. È brutto dirlo, ma è giusto dirlo. Gesù qua sta parlando di un aspetto esclusivamente economico, tra quello che è la potenza dei soldi e la potenza di una vita centrata sul regno di Dio. Per la prima volta nella Bibbia, per la prima volta, e lo fa Gesù, e non l'ha mai fatto nessuno né nessuno dopo di lui, qualcosa viene messa allo stesso posto di Dio e viene paragonato con la stessa potenza di Dio. Riflettiamo un attimo. Però quella distruttiva. Non si possono servire due padroni. O servi Dio o servi un uomo. Vedete come Gesù li mette? Lo stesso. Da notare che Gesù non mette il diavolo. Il diavolo è un nemico già sconfitto. Ciò che crea il problema è quello che c'è nel cuore, è l'attitudine del cuore. Ora, nella prosa e nella poesia, nella narrativa ebraica, c'è sempre questo modo a volte di descrivere le cose in maniera susseguente, in maniera progressiva, in maniera progressiva. Cuore, occhio, corpo. Lì dove sarà il tuo cuore sarà pure la tua visione. E lì dove sarà la tua visione, lì spenderai la tua vita. E Gesù poi esprime subito dopo: decidi dove spendere la tua vita. Perché quando la nostra vita non è centrata sul regno di Dio, è centrata sulle cose di questa terra. Se le nostre attitudini e le nostre motivazioni non sono quelle del regno di Dio, saranno attitudini che vengono dalla terra.
Ok, Giacomo dice ad esempio: la sapienza del cielo è pura, ma la sapienza che viene dalla terra è diabolica ed è carnale. Questo è il motivo, guardate qui al versetto 25, quando Gesù dice: perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita. In cosa consiste la vita? La vita consiste in cosa stiamo mettendo nel nostro cuore, cioè dov'è il nostro tesoro, qual è la visione che ci sta guidando e che quindi guiderà tutti i nostri interessi. Ecco perché Gesù dice: non si possono servire due padroni. Qua non sta facendo la distinzione tra chi è salvato e chi è condannato, tra chi andrà all'inferno e chi andrà in paradiso. Gesù sta parlando ad una folla, ok? E a questa folla sta facendo un discorso molto chiaro. Dove è il vostro tesoro? Perché lì dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Se il vostro tesoro è sulle cose di questa terra, voi vivrete una vita andando dietro a ciò che mangerete, a ciò che berrete e a ciò che vestirete. E Gesù dice: la vostra vita vale più del mangiare e il vostro corpo vale più del vestito. Quindi Gesù non sta dicendo che è sbagliato avere ricchezze o è sbagliato non avere ricchezze, non è questo il problema. Gesù sta semplicemente trattando, come ha sempre fatto, qual è l'attitudine del cuore. Perché tu puoi credere continuamente in Dio e continuare ad inseguire i soldi. Non perché è sbagliato inseguire e avere i soldi, ma è sbagliata l'attitudine del cuore. Ecco perché Gesù dice: fatevi dei tesori in cielo, cioè mettete al primo posto, come dice lì al versetto 33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Quindi che cosa è il regno di Dio? L'abbiamo detto tantissime volte, ma lo ripetiamo perché è bello rinfrescare la nostra memoria. Il regno di Dio è l'influenza del governo di Dio nella nostra vita. Quando noi perdiamo di vista il vero tesoro, la nostra visione va altrove. E dice qua qualcosa di particolare, guardate qua il versetto 24, perché è molto particolare analizzarlo. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. In tutti e due i casi mettete sia Dio che Mammona. Mammona rappresenta la potenza e la forza del denaro, ok? Che è quello su cui si basa la nostra società, no? La forza del denaro. Non è il denaro la radice di ogni male, è l'amore per il denaro la radice di ogni male. Ma infatti tra di noi, no, l'unica cosa che è stata paragonata a Dio è stato infatti il denaro, chiamandolo Dio denaro, no? Il famoso Dio denaro. Che Gesù non ha mai fatto questo discorso in altri casi o in altri suoi insegnamenti, ma è scioccante perché lui sta dicendo che Mammona nel cuore dell'uomo ha lo stesso potere che Dio può avere. Non che Dio abbia lo stesso potere, chiaramente, ma sta parlando del cuore dell'uomo, naturalmente. Cioè, nel cuore dell'uomo o è Dio che ha la sua forza o è l'amore per il denaro. Non è il denaro. Non è sbagliato avere soldi, non è sbagliato avere ricchezza, non è sbagliato avere una casa, avere una macchina, non è sbagliato stare bene, non è questo sbagliato. E Gesù sta concentrando tutto su quella che è la visione del cuore di ogni singola persona. Ed ecco perché poi dice: quando la vita non ha la giusta visione, è una vita all'inseguimento di qualcosa.
E dice, se sbagliate la vostra visione, vivrete una vita, sì, credendo in Dio, ma continuando a servire qualcun altro. Sì, credendo in Dio, ma continuando ad essere fedele a qualcun altro. Non significa non amare Dio. E Gesù quello che sta facendo non sta sgridando le persone, non sta puntando il dito. Gesù, come fa al solito in maniera straordinaria e piena di misericordia, va a toccare quello che è l'attitudine del cuore, no? La motivazione del cuore. La vostra vita vale più del mangiare, vale più del cibo. Il vostro corpo vale più del vestito. Non è il vestito che dà il valore al corpo, è il corpo che dà il valore al vestito. Non è ciò che avete che dà valore alla vostra vita, è la vostra vita che dà valore a quello che avete. Mammona dà valore alle cose, mentre Dio dà valore alle persone. E oggi la società è fondata sul fatto di usare le persone per dare valore alle cose, mentre Dio usa le cose per dare valore alle persone. Ad esempio, a volte capita, e questo capita negli ambienti, a volte dove si parla del Signore, siamo in una riunione in casa, si diventa tanti, si diventa numerosi, la cosa più logica, la cosa più naturale è prendiamo un locale che ci possa ospitare, che possa permetterci di ingrandirci, di espanderci, di essere più, di invitare più gente, fare eventi, eccetera, eccetera. Il concetto del locale è al servizio. Prendiamo un luogo per servire le persone. E molto spesso va esattamente all'opposto. Si usano le persone per mantenere il locale. Vero o no? È bello. Non si usa un locale per servire le persone, ma il locale diventa la cosa più importante, le cose diventano, gli eventi diventano più importanti delle persone stesse che riempiono il locale o che dovrebbero essere i veri protagonisti degli eventi. Ecco perché Gesù dice, quando vi trovate in un convito, andate agli ultimi posti, prendete le persone dagli ultimi posti e fateli venire davanti, perché l'importanza di quell'evento non è l'evento, ma sono le persone. Le persone sono al primo posto, ed è questo quello che Dio ha fatto. Dio non ha messo se stesso al primo posto. Dio ha tanto amato non se stesso, il mondo. Dio non ha tanto amato il cielo. Dio non vuole il paradiso pieno. Dio ha tanto amato il mondo. E questo è il concetto dell'amore di Dio. Un amore a senso unico. Il vero amore è quando dà senza pretendere nulla in cambio. Lui non ha dato Gesù per avere le persone. Anche se per noi è un concetto strano questo qua. Lui ha amato, punto, e non te lo rinfaccerà mai. Perché oggi il messaggio è come se Dio dice alle persone, io ti amo, e ti amo in maniera incondizionata, ma se tu non ti ami, se tu non mi ami, tu soffrirai per tutta l'eternità. Questo è il messaggio. Il messaggio oggi è questo. Dio ti ama e ti ama per sempre, da sempre, in maniera incondizionata. Ma se tu non lo ami, tu soffrirai per l'eternità. Scusami, dimmi che non mi ami in maniera incondizionata. Ecco. Perché se il tuo amore è condizionato dal mio amore, non è più amore, è incondizionato. No, Dio ti dice, io ti amo in maniera incondizionata, ma se tu non rispondi a questo amore, ti farò bruciare per sempre e per tutta l'eternità nelle fiamme dell'inferno, e mentre tu brucerai, io continuerò ad amarti. C'è qualcosa che non va in questo messaggio, perché l'amore di Dio è un amore a senso unico. E anche se non mi ami, io te lo amerò sempre. Perché è incondizionato.
incondizionato è eterno. Perché qualcuno potrebbe dirgli: scusa, se tu sapevi che io non avrei risposto all'amore, impediscimi di venire al mondo, dato che sei onnisciente. Ma Gesù non ha terrorizzato le persone. Gesù ha mostrato il vero amore del Padre, incondizionato del Padre. E per rimanere nell'argomento, per concludere, la vita non vale più del cibo, dice Gesù, e il corpo non vale più del vestito. Se il nostro tesoro è il regno di Dio, allora lì sarà il nostro cuore. Se il nostro cuore è lì, la nostra visione sarà lì e il nostro corpo sarà lì, cioè tutta la nostra vita spesa, quindi spirito, anima, corpo, energie, ogni cosa spesa per permettere al regno di Dio di influenzare non solo la nostra vita, ma tutto ciò che ci appartiene, e poter dare questo messaggio a tutti coloro che ancora non lo conoscono e che ancora non lo hanno ricevuto. Ieri, non è stato ieri, suo fratello è andato in un posto, non dico dove, per avere un incontro con un tizio, una persona che è molto conosciuta a Catania nel mondo nel mondo religioso. E quando lui è arrivato, lui ha testimoniato di quello che Gesù ha fatto, di quello che Gesù ha detto, di quello come il Signore lo ha guarito miracolosamente, di quello che il Signore sta facendo, di come lo sta usando in quest'ultimo periodo, proprio in questi giorni, come poi ci testimoniava, ed erano cose bellissime che Dio sta facendo nella sua vita. Qualcuno gli ha detto: no, perché se tu non fai questa cosa, tu andrai all'inferno. Tu non vieni in chiesa? No, e se non vieni in chiesa tu andrai all'inferno. Lui ha detto: ma il Signore ha cambiato la mia vita, il Signore ha toccato il mio cuore, non ho bisogno di andare in un luogo, non ho bisogno di fare o di prendere qualche cosa. E lì dove è il tuo tesoro, lì ci sarà il tuo cuore. Se c'è il tuo cuore, la tua visione, la visione, la vista dei tuoi occhi parlerà della visione di quello che c'è nel tuo cuore. Gli occhi vanno nella stessa direzione del cuore, e se i tuoi occhi vanno in quella stessa direzione, tutta la tua vita sarà in quella direzione. Ecco perché Gesù dice: se stai andando nella direzione del regno di Dio, non puoi servire un altro padrone. Non significa andare a lavorare, chiaramente sta parlando di attitudine del cuore. Perché se Gesù lo ha espresso in maniera così straordinaria, quello che Gesù sta facendo è quello di far comprendere alle persone, quando dice loro: ravvedetevi perché il regno dei cieli è arrivato. Un sinonimo che potremmo utilizzare, come diciamo spesso, è questo: la parola ravvedetevi può essere anche espressa in questo modo: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, come dice Paolo ai Romani, che è sinonimo con la parola, con l'espressione ravvedetevi. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, perché il regno dei cieli è arrivato. Cioè dovete vivere con dei principi diversi, con un'attitudine diversa. Faccio un esempio. In Atti degli Apostoli la Bibbia dice che al versetto 3 dice: Gesù si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi vedere dai suoi discepoli per 40 giorni. E per 40 giorni insegnò loro le cose riguardanti il regno di Dio. Quindi un corpo diverso, stesso messaggio. Quindi Gesù batteva e continuava a battere. E loro hanno fatto lo stesso errore che continuano a fare noi oggi. Perché Gesù parla del regno di Dio e loro fanno la domanda: è in questo tempo che tu ristabilirai il regno in Israele?
la loro visione era una visione prima di tutto nazionalista, cioè il regno di Dio era solo Israele, e la loro idea è il regno di Dio, se tu instauri il regno di Dio finalmente facciamo fuori i romani. Cioè ora che sei risuscitato Gesù, presentati a porte chiuse nel bagno di Pilato mentre è lì a fare i suoi bisogni, così muore di infarto, cioè mentre Pilato è seduto in gabinetto tu ti ci presenti con le mani bucate e succede qualche cosa, no? Vai, dato che non hai problemi di spazio e di luogo, presentati direttamente nella camera da letto di Cesare e la finiamo, stabiliamo il regno e facciamo fuori sti romani. E Gesù dice no, non è così, perché voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e voi sarete i miei testimoni a Gerusalemme e non solo in tutta la Giudea e non solo in Samaria e non solo, c'è cioè già quando ha detto Samaria penso sì, come i samaritani già loro avevano dei problemi, ma fino all'estremità della terra. Non sono io che manifesterò più il regno di Dio, ma sarete voi con la vostra testimonianza, perché attraverso la potenza dello Spirito Santo sarete voi a portare il regno di Dio ovunque, in tutto il mondo. E attraverso gli apostoli a Gerusalemme, attraverso Filippo in Samaria, attraverso Paolo a Roma, all'estremità della terra, in Grecia. Quindi il concetto del regno di Dio è: io voglio che il cielo influenzi la mia vita, fatevi dei tesori nel cielo, cioè sta dicendo la vostra attitudine, il vostro cuore, la vostra motivazione non è qui, è come fare per poter influenzare la terra, come possiamo fare affinché il regno di Dio possa veramente influenzare la nostra vita. Abbiamo bisogno di comprendere questo e abbiamo bisogno di realizzare questo. E ascoltavo l'altro giorno un famosissimo predicatore, quello che ha scritto un libro bellissimo, che disse queste cose: noi pensiamo di avere bisogno di risposte, ma ciò che cambia veramente la nostra vita non sono le risposte alle nostre domande, ciò che cambia la nostra vita sono le esperienze. Tu puoi avere tutte le domande su Dio, puoi avere tutte le risposte, ma ciò che cambia la nostra vita non sono le risposte, ma la sperimentare la potenza di Dio e la presenza di Dio nella nostra vita. E questo è quello di cui noi abbiamo bisogno e questo è quello che dobbiamo portare agli altri. Noi non dobbiamo portare risposte, noi dobbiamo portare esperienze. Dobbiamo fare in modo che le persone non ricevano risposte dalle nostre parole, ma la risposta di cui hanno bisogno è un'esperienza diretta con lo Spirito Santo. Amen. Questo è quello che ognuno di noi è portato a fare in ogni luogo. Questo significa che non abbiamo bisogno di grandi scuole bibliche, non abbiamo bisogno di una grandissima preparazione. È importante studiare, è importante scavare e gloria a Dio, dobbiamo farlo. Ma le persone non hanno... ciò che cambia la vita delle persone non è lo studio biblico. Ciò che cambia la vita delle persone è se sperimentano la presenza di Dio nella loro vita. Lì dove è il vostro tesoro, lì ci sarà il vostro cuore. Se impegniamo la nostra vita inseguendo semplicemente il mangiare, il bere e il vestire, siamo caduti nella più grande trappola. Nella più grande trappola. Gesù sta dicendo: cercate prima il regno di Dio e la giustizia. La sua giustizia è, come abbiamo spiegato sempre, quella che è la nostra posizione nel regno di Dio, che non è la responsabilità in comunità, ma la nostra posizione nel regno di Dio, la nostra posizione nel corpo di Cristo, che è ben altro. Quindi capire il motivo per il quale viviamo, che non è cantare in comunità, predicare la domenica o fare l'usciere o avere qualche responsabilità, raccogliere offerta e salutare le persone che entrano. Quindi sono servizi, non è lo scopo della nostra vita. Lo scopo della nostra vita è portare il regno di Dio alle persone
è l'unica risposta che questo mondo può ricevere, è un'esperienza. Gesù non dava risposte con gli insegnamenti. Ciò che cambiava le persone è il modo come Gesù le toccava. Ma anche perché al di fuori dell'esperienza Dio non lo conosce. Dio lo conosce attraverso un'esperienza. No, al di fuori dell'esperienza. La conoscenza gonfia, ma l'amore è quello che edifica. Quando le persone sperimentano l'amore di Dio nella loro vita, allora ogni cosa cambia. Ed ecco perché cuore, occhio, corpo sono cose che vanno, quando noi ci occupiamo del nostro corpo, no? La nostra visione segue quello e il nostro cuore segue quello. Se il nostro cuore è il regno di Dio, la nostra visione seguirà il cuore e il corpo seguirà la visione e il cuore. Certo. Non è facile, non è facile. Gesù ha detto, i pagani continuamente cercano queste cose, che non sono gli increduli. I pagani non sono gli increduli, i pagani sono quelli che credevano più degli altri, nel senso che sono quelli che pensavano, dice, non fate come i pagani che pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole, quindi non sono non credenti, è gente addirittura che è molto costante a livello religioso. Però se conoscete il Padre, questa è l'esperienza più grande, sapete che Lui si prende cura di voi e che quindi tutto quello di cui avete bisogno è nel regno di Dio. Non affannatevi per il domani, perché domani, i bisogni di domani sono già provveduti. Amen. E Dio vi darà sapienza. Amen. In un modo o in un altro Dio ci darà sapienza per come muoverci, Dio ci darà sapienza per le scelte che dobbiamo fare nella nostra vita. Se Dio ha iniziato e vuole che iniziamo qualcosa e vuole che noi iniziamo qualcosa qua, allora le cose devono andare avanti come Lui vuole. Amen. Le cose devono crescere in una determinata maniera, svilupparsi in una determinata maniera, sforzandoci continuamente di avere un'attitudine, una motivazione sana e, come dice qua, come dice Gesù, se l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Se la visione che hai è la visione giusta che Dio ti dà, allora tutto il tuo corpo seguirà. Perché si può credere in Dio, essere nelle tenebre, che non significa andare all'inferno, ma significa essere lontano dalla sua luce, lontano da quella, da quel passo, dal suo piano, dove c'è tutta la sua provvidenza, dove c'è la sua luce, dove c'è la sua protezione, dove c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. E questo è lo sforzo più grande, capire quello che Lui vuole da noi. Una volta compreso questo, dobbiamo semplicemente andare in quella direzione. Se a volte non è facile, Dio premierà la perseveranza. Amen. E Dio premierà la costanza. Amen. È così. Amen. 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 No. Bella questa cosa. Questa non l'avevo mai sentita. Matteo. Questa spiegazione così progressiva. Un giorno il Signore mi disse proprio questa cosa sul fatto dei gigli dei campi. Perché siete ansiosi intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel fuoco, io dissi, come si fa a, tu guardi la creazione e dici, come fai a sprecare tutta questa bellezza in 24 ore? Dai, l'erba dei campi oggi c'è, domani non c'è più, domani viene ricreata e tutto quello che Dio crea lo fa per te. Amen. Non lo fa per sé. Amen. E un giorno dissi, Signore, tu sei il più grande sprecone che esiste. Cioè, e Dio mi ha risposto, io non ho problemi di quantità.
Perché io faccio della mia creazione quello che voglio, lo faccio per il bene tuo e per il piacere tuo. Io oggi ti do un quadro, domani è un'altra cosa. I tramonti che vediamo non si possono dipingere neanche in mille anni. E Dio li cambia costantemente. Perché Dio cambia e fa tutto questo per noi. Se Dio riveste i gigli della campagna che oggi ci sono, domani non ci sono più, ma scusa, se sono belle, lasciale. No, perché Dio non ha problemi nel creare le cose. Perché lo fa per piacere, lo fa per passione, lo fa per onorare i suoi figli, lo fa per noi. Perché pensate che io non posso provvedere per voi? Dio non ha problemi. Ti butta fuori. C'è tanto da dire. A volte è la nostra mente. Come vediamo certe cose, come vediamo. C'è tanto da dire. Vabbè, stai dicendo qualcosa? No, a me è rimasta tutta le cose magnifiche che abbiamo ascoltato, soprattutto la prima parte dove si parla dell'occhio, che possiamo tradurre e vedere come visione. È come quando tu al mattino esci di casa, vedi una persona che è nel bisogno, dici, mi dice, Catania, si è arredducito, che è pieno, pieno. Ma dobbiamo imparare a dire cosa posso fare io per quello. E a volte è una domanda scioccante, ma è così, cioè la visione deve essere quella di aiutare gli altri, non di sbarazzarsi degli altri. Poi a quello si penserà, c'è chi ci pensa a livello sociale, però ripeto, siamo cresciuti con il fastidio forse di vedere le persone come un ingombro. Io ho provato con quell'alcolista che veniva qua, si metteva sotto la sala cinesca lì con il cartone del vino vicino, e un giorno mi sono stato obbligato, proprio il cuore che mi spingeva verso quella persona, mettermi vicino a lui, chiedergli cosa aveva bisogno, cosa potevo fare per lui. E lì ho cominciato veramente a capire che significa interessarsi degli altri. La mia gioia è, mentre una signora che passeggiava con un cagnolino che aveva anche il cappottino, cioè era un cagnolino vestito bene, cioè, ma veramente se passo i miei potrebbero avere, si spaventano, questi bambini si spaventano a vedere queste scene. E la signora, beh, lei si chiese se può fare qualcosa lei per questa persona. Se no, non ti casino. Poi ho chiamato il suo medico, mi sono fatto dare il numero di telefono, ho chiamato i carabinieri, ho chiamato l'ambulanza, tutto quello che puoi fare, perché non l'ho visto. Ecco, vedere una cosa come un fastidio, come un disturbo, e vedere invece la prima cosa, cosa posso fare? Dove si collegava, ha messo dei ferri così che non ha più avuto modo di dormire. E poi un giorno lo incontrato perché era completamente libero dall'arco, completamente libero. Ma che stava molto bene. Aveva bisogno di essere incoraggiato perché la moglie l'aveva lasciato. L'aveva lasciato perché lui si ritirava ogni giorno. I suoi figli passavano di là, lo vedevano e non dicevano più. Lui, i suoi figli. Stava molto bene. Stava molto bene, una persona che stava attraversando questo periodo della vita così infelice. Ma ripeto per non fare tanti discorsi. Vedere una persona e dire prima cosa, non un sentimento di critica per quella persona, ma dire cosa posso fare per me. E questa è la visione, e non più l'occhio, ma la visione. Il cristianesimo ha raccolto e continua a raccogliere il più grande fallimento della storia, perché il cristianesimo, per come ne parla il Vangelo, non per quello che Gesù ha portato, perché quello non è cristianesimo, Gesù non ha portato nessuna religione, avrebbe tutte le chiavi per sistemare tutto quello che c'è, perché non va tutto, non manca niente. Solo che questa ricchezza è concentrata in pochissime persone, le quali non sono disposte a dividere con gli altri il loro vantaggio. Ma noi abbiamo le nostre coppe.
vero è che ci sono questo tipo di coppe, ma le nostre coppe sono quelle di avere preso la Bibbia e averla messa in cima ai nostri scaffali là sopra. Noi stiamo attraversando un periodo non buono in questo senso, togliendo anche l'immagine che noi non condividiamo, ma è un'immagine che era quella del crocifisso nelle scuole, e addirittura questa maestra della Veneto, non so se l'hai letto, la quale ha tolto la parola Gesù dal canto di Natale perché poteva scandalizzare tutti quelli che sono arrivati. Mamma mia. Quando arriviamo a questi punti, tu devi dire veramente c'è molto che non va, perché se tu ti vergogni di Gesù, se tu ti vergogni, hai paura che gli altri, ma noi quando andiamo... Sì, ma non è un fatto, diciamo, di socialità, no, è proprio un fatto diverso. No? Per non offendere i bambini musulmani. Okay. E quando noi andiamo nei loro paesi? Ci ammazzano. Ok. Alleluia. Amen. Lì dove il nostro cuore dice sarà il nostro tesoro. Il nostro tesoro. Ah? Nostro tesoro. È tutto fatto. E quindi ricordati di dare. In realtà è il contrario, Gesù ha detto lì dove c'è il vostro tesoro, lì c'è il vostro cuore. La domanda cos'è? Dov'è il tesoro? Vedete, il mio tesoro è Gesù. Ma dove va? No, no. Gesù ha detto il regno dei cieli è come un uomo che scavando un terreno trovò un tesoro. Gesù non ha mai detto io sono il tesoro. Il regno. Il regno di Dio è il tesoro di cui noi tutti abbiamo bisogno. Perché se si vive con i principi del regno di Dio, si vivrà con i principi di Gesù. Vabbè. No? Questo è molto importante per noi. Lì dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Se noi cerchiamo di focalizzarci sul tesoro che Dio ha stabilito per la nostra vita, allora lì andrà il nostro tesoro, lì andrà il nostro cuore. Se c'è il nostro cuore ci sarà anche la nostra visione, se c'è la nostra visione ci sarà tutto ciò che appartiene alla nostra vita. Amen, alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Alleluia. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore per questa sera. Chiediamo di aprire ancora di più i nostri cuori, le nostre menti per tutto quello che dobbiamo, che abbiamo bisogno di imparare, abbiamo bisogno di realizzare nelle nostre vite. Ti ringraziamo con tutto il cuore per la pazienza che hai con noi e per la fiducia che hai nelle nostre vite, che hai dato alle nostre vite. Grazie perché ti fidi di noi, grazie perché credi in noi, grazie perché ci hai mandati, ci hai investiti, grazie per il tuo spirito dentro le nostre vite, grazie per il tuo regno nelle nostre vite, permetterci di vivere come tu vuoi, grazie perché il nostro cuore è nel regno di Dio. Amen. E per questo abbiamo bisogno ancora più di comprendere, ti chiediamo rivelazione sempre di più per la nostra vita, per andare avanti e fare tutto in accordo a quello che è il tuo piano, il tuo progetto, Padre. Grazie per tutte le persone che stanno guardando, che ascoltano, grazie per tutte le persone che ricevono, grazie per come ci fai andare in profondità, grazie Padre per come questo messaggio si espanderà sempre di più in Italia, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buona serata a tutti quanti. Ciao ciao. Ciao ciao.